buon pomeriggio a tutti voi in questo splendido giorno di sole qui a Giulianova per l'apertura del nuovo concessionario Faieta Motor Company. State con noi e ne vedrete davvero delle belle. È davvero un piacere averla qui con noi, davvero solare in questa giornata splendida di sole qui a Giulianova per l'apertura del nuovo Faieta Motor Company. Insomma, è un piacere, hai accettato subito l'invito, sei davvero molto molto disponibile. Sì sì, vabbè, ovviamente c'è un lavoro, quindi bisogna, insomma, se sei disponibile non stai facendo altri lavori, perché no, quindi mi fa piacere. Il viaggio è stato un po' lungo, però vabbè. Giovanissima, naturalmente anche molto preparata, sei in onda con Plastic, che è il nuovo format realizzato proprio per Mediaset, e naturalmente quanta soddisfazione ti dà avere anche un programma tutto tuo? Beh, insomma, è la prima volta con un programma tutto mio, dopo diciamo 8-9 anni di gavetta, insomma. Se tu volessi dare un consiglio, anche perché sicuramente la perseveranza, la pazienza e sicuramente anche un po' di preparazione anche per ogni tipo di attività che si comincia, per poi naturalmente migliorarsi nel tempo. Quello credo che una piccola percentuale ce la devi avere nel sangue, una dose, come faccio il paragone con il calciatore, perché se hai delle qualità, man mano che giochi con gli anni, iniziando da bambino, incominci ad allenarti finché ti perfezioni e ti migliori sia con la testa che con il corpo. Idem per il mio lavoro, puoi essere bella quanto vuoi, ma se non hai un minimo di stoffa non vai da nessuna parte. Anche una ragazza che si, magari tutti dicono ah, quella lì è stata raccomandata, ok, ma se non ha le qualità dura come un gattino in tangenziale, non va. Un bruttissimo paragone. Lo so, però nel senso che il pubblico ti ammazza e ti promuove, quindi è quello. Te a Giulianova qui proprio per Gabriele Faieta, per il gruppo Faieta Motor, anche tanta soddisfazione da parte tua, perché comunque sicuramente fa parte del tuo lavoro, però hai avuto modo di conoscere anche il responsabile e naturalmente lo stesso Gabriele, che ti ha accolto davvero come se tu fossi una di famiglia. Sì, beh, insomma, mi piace lavorare in aziende dove, insomma, c'è la famiglia di base e quando ci sono dei veri valori, anche perché alla fine non sarebbero arrivati così in alto, insomma. Gli spacconi durano poco, quelli che vogliono fare le cose in grande e poi si perdono per strada e non capiscono niente nel commerciale, neanche come parlare alle persone, anche perché in questo periodo di crisi credo che stia dando anche lavoro ad altre persone, aprendo un nuovo centro sicuramente ci saranno delle buste paga in più nella regione. Sicuramente, infatti, per essere concreti è proprio questo alla fine il succo finale, però dobbiamo anche dire che loro sono partiti, erano in tre, quindi lui, la moglie Simona e naturalmente un meccanico, per poi arrivare a ben 57 dipendenti, quindi davvero tanti passi in avanti. E come dicevi tu, insomma, l'amore e la vera passione per il lavoro li ha portati avanti, sicuramente quel pizzico di fortuna che ci serve, ma sicuramente il fatto di volerci credere a tutti i costi. La famiglia San Montana è partita con una gelateria nella provincia toscana, una piccola gelateria artigianale, e poi sono diventati i signori San Montana, quindi volere è potere sicuramente. Direi che con questo augurio possiamo salutare tutti i nostri amici che ci seguono da casa, i telespettatori di Rete 8, perché naturalmente questo speciale andrà in onda proprio lì, e se vuoi fare un saluto particolare proprio a Faieta, proprio come buon augurio. Beh, insomma, in bocca al lupo per questa nuova apertura, sento che andrà bene, perché io credo che bisogna sempre essere positivi e mai dire spero, ma forse. La positività guida le grandi aziende e le persone. Se tu esci la mattina da casa e pensi che tutto andrà bene, così andrà. Io ho questa filosofia, io non vado mai al supermercato e dico oddio non trovo parcheggio, oddio non c'è, sì ok vado e trovo parcheggio, vi assicuro che funziona. Sì, sì, perché è brutto buttarsi della negatività addosso, ce n'è già tanta da parte della gente, credo che abbia tanti invidiosi, no? Faieta dietro le spalle, che quindi insomma un po' di corna vanno fatte. Insomma, contro i gufi che comunque sono sempre lì. Certo, beh, perché insomma venendo ho visto tante concessionarie, ma non belle come questa. Bellissima questa. Fare la moto, venite da Faieta. Giuseppe Tutino, ispettore tecnico Yamaha, proprio per chiedere anche conferma di quanto il marchio Yamaha comunque esige dai propri clienti, in questo caso Faieta Motor.
Beh, guardi, allora, per quanto riguarda tutto quello che noi chiediamo, sono delle richieste ben precise, specialmente per quanto riguarda la qualità. Per esempio, per il service abbiamo dei parametri ben precisi, come l'immagine dell'officina, l'immagine dei meccanici, o addirittura parliamo proprio di quello che si richiede al concessionario per far sì che la clientela venga soddisfatta al meglio. Abbiamo controlli di recall sulla clientela con telefonate verso la clientela stessa. Controlliamo personalmente con la mia figura e altri colleghi in Italia quello che succede in un'officina Yamaha, a partire dall'attrezzatura, per finire addirittura con il colore del pavimento, con la pulizia. Insomma, siete molto selettivi. Sì, molto selettivi possiamo affermare, certamente. E quindi da Faieta comunque avete la massima soddisfazione, immagino, posso immaginare, oppure mi dica lei, insomma, come vi trovate con il marchio Faieta, che a livello abruzzese e anche nel Lazio è davvero molto capillare? Nel Lazio è capillare, come lei dice, effettivamente, però possiamo vantarci della collaborazione del concessionario Faieta come uno dei migliori in Italia, addirittura lo riteniamo tra i migliori italiani, come si comporta con Yamaha e in particolar modo come si comporta verso la clientela, perché spesso ci fa richieste specifiche che per accontentare al massimo quella che è la richiesta del cliente. E ora è la volta di Diego Carpinelli, area manager Yamaha, anche per conoscere più da vicino i dettagli di vendita e naturalmente anche le strategie commerciali. Oggi chiaramente è una giornata molto importante per noi, perché Gabriele è evidentemente il nostro partner su quest'area e siamo molto soddisfatti del lavoro che sta facendo. È un anno, sappiamo che veniamo da anni abbastanza difficili, certamente Gabriele ci sta dando una grossa mano soprattutto per sviluppare le nostre attività all'interno di questa che è un'area sicuramente importante, insomma. Sono assieme al vice sindaco della città di Giulianova, Gabriele Filipponi, proprio a conferma di quanto sia importante un'attività imprenditoriale del gruppo Faieta Motor Company. Sì, e come dice lei, questa concessionaria Yamaha, questa concessionaria di moto, dà lustro e importanza alla nostra città come attività commerciale. E questi sono i nuovi locali, bellissimi, ancora più belli degli altri che erano poco lontano da qui. Quindi è importante che il tessuto commerciale della città cresca, è importante che Faieta cresca, che appunto è uno dei maggiori esponenti nella vendita di moto in Abruzzo, quindi è molto importante per l'economia di questa città. Floriano Di Muzio, responsabile commerciale Yamaha, quando la fiducia davvero continua nel tempo, anche perché sei stato uno dei primi collaboratori di Gabriele Faieta e davvero tutta questa fiducia ti ha premiato, perché ormai conosci e sei dell'azienda davvero come un figlio. Beh sì, infatti, come dicevi tu, io sto con Gabriele dal primo punto vendita di Pescara, dal 98, e da lì come lui sono cresciuti insieme, ad arrivare ad oggi che sono un po' il suo braccio destro, diciamo così, a lui piace chiamarmi così e io non mi tiro indietro. Vuol dire che sei comunque una persona che rispecchia un po' la sua strategia sia commerciale che naturalmente di vendita. Che cosa è importante per Faieta Motor Company a livello proprio commerciale per quanto riguarda anche l'assortimento di tutti i prodotti? Ma sì, come dicevi, diciamo, se questo connubio che ormai va avanti da più di 12 anni è appunto perché abbiamo delle idee che coincidono. E insieme a lui abbiamo sempre cercato di puntare al massimo, cercando di dare al cliente, al motociclista, tutto ciò che potesse essere necessario a lui. Quindi cerchiamo di curare il cliente a 360 gradi, partendo dalla vendita, ma la vendita è solo il primo step, per poi arrivare a tutto ciò che ci gira intorno, abbigliamento, accessori, assistenza, un servizio a 360 gradi, cercando di essere il più possibile vicino al cliente finale. Gabriele e Simona Faieta, è davvero un piacere essere qui presenti per l'ennesima festa, l'ennesimo inizio di una grande avventura. Ebbene sì, oggi qui a Giulianova c'è una nuova apertura, è stata una giornata magnifica intanto, anche perché il vostro sorriso, insomma, fa trasparire proprio questo, tanta fiducia ma anche tanto coraggio.
Sì, tanto coraggio, soprattutto in questo periodo dove veramente si parla di crisi. Investire in un momento di crisi sicuramente aiuta, quindi noi stiamo facendo questi investimenti pensando un po' al futuro. Noi è molto importante anche perché rappresentiamo due marchi comunque. Oggi inauguriamo questo showroom Yamaha, ma io rappresento anche Triumph, che è un marchio importante che ho per l'Abruzzo, Molise, una parte delle Marche e una parte del Lazio, quindi rappresentiamo un po' per tutto il centro Italia. Insomma, tanti punti vendita, siamo arrivati a ben 6 con 57 dipendenti da 3 che era proprio l'inizio. Insomma, quanto è dura stare vicino anche ad un uomo di questo calibro? No, non è dura, cioè, è importante essere uniti, e la forza nostra è stare sempre insieme. Qualche difficoltà ci sarà pur stata? Sicuramente, però insieme l'abbiamo superata. Infatti l'unione è quel che conta e diciamo che questa favola ha avuto inizio proprio così, una bellissima avventura che ha mosso i primi passi davvero con tanta forza data dal cuore. È stato un percorso di passione tra te, Simona e la Yamaha. Sì, è vero. E oggi soprattutto quando uno ha un'azienda è importante gestirla al meglio, soprattutto anche il rapporto che si ha con i collaboratori, perché io vengo dalla gavetta, quindi sono partito, io mia moglie è un meccanico e quindi prima della mia attività ero dipendente, quindi so che cosa significa essere dipendente. Quindi oggi è molto importante quello che comunque per avere un'azienda, per avere successo, avere dei bravi collaboratori e solo così si può crescere. Quindi avere la fiducia dei collaboratori, avere comunque la voglia di crescere e soprattutto imparare anche a delegare, perché altrimenti se uno vuole fare tutto da solo non si può. Quindi è importante, quindi ecco, ringrazio tutti i miei collaboratori e grazie a loro che oggi veramente abbiamo 6 punti vendita, quindi sparsi in tutta Italia. Insomma, un fenomeno in continuo movimento, un fenomeno in crescita, sicuramente da quel lontano 98 in cui hai cominciato a fare il meccanico per poi muovere i passi davvero in questa grande imprenditoria che è comunque il colosso dei motori, sembra passato tanto tempo ma alla fine sono solo una manciata di anni. Sì, è vero, quando noi abbiamo aperto mia moglie nel 98 con una piccola concessionaria e che veramente eravamo piccoli, quindi io e lei un meccanico, veramente si faceva tanta fatica. Devo dire che comunque erano anche altri momenti dove in realtà lo scooter si vendeva tantissimo. Noi poi abbiamo sempre creduto nella vendita diretta, perché quindi il successo di questo gruppo è proprio il fatto di aver aperto tutti i miei punti vendita diretti e questo ha avuto un grande successo. Quindi essere vicino al cliente oggi è molto importante e soprattutto un'altra cosa che abbiamo fatto dall'inizio, abbiamo sempre creduto nel mattone, quindi avendo fatto gli investimenti giusti, mirati, alla fine veramente si ha dei risultati. E altri momenti in cui hai avuto coraggio è stato quello di investire nel settore marine. Sì, allora noi avevamo la possibilità di prendere tanti altri marchi perché noi avevamo ho voglia di crescere, quindi chiaramente se ho possibilità, opportunità, non mi fermo qui, quindi voglio comunque continuare a dare opportunità, dare anche occupazione. Questo è un qualcosa che anche per l'Abruzzo, per la città di Pescara, quindi diamo occupazione. Quando ho detto alla Yamaha, perché io sono molto, molto vicino alla Yamaha, ho detto guarda, ho voglia di crescere, come posso crescere? E la Yamaha mi ha detto guarda, fermati, non perdere altri marchi, ti diamo la possibilità. E quindi mi è stata data questa opportunità. Inizialmente non immaginavo, perché ho detto vabbè, prendiamolo, non ci credevo tantissimo, anche perché ci vuole un'esperienza, quindi. E devo dire che a distanza di un mese veramente anche lì ci sta dando grande soddisfazione, stiamo facendo un bel lavoro. Soprattutto a Pescara, una città di mare, quindi come la città di Pescara, il fatto di aver creato uno showroom dedicato con una grande esposizione, soprattutto nel settore marino, dove il cliente vuole veramente vedere e toccare con mano, quindi è importante averlo esposto il prodotto, quindi è questo che fa proprio la differenza. Per noi è importante il cliente. Per chi dice Faieta, moto, assistenza, naturalmente adesso anche nautica, ma anche tanto di più, perché c'è anche una bici. C'è un progetto anche nuovo, come vediamo qui, è una bici tutta nuova, è una bici con motore Yamaha, con pedalata assistita. Cioè io devo dire non credo nella bici, perché per me è stata sempre la bici come un prodotto di nicchia. Però quando ho avuto questa opportunità, dove in Giappone la Yamaha Giappone produce questa bici, mi è stata la possibilità di fare la distribuzione per l'Italia. Io subito, vedendo la bici, ho visto la bici, è molto bella,
l'ho colto a volo. Quindi ecco, partirà un progetto che faremo una distribuzione per l'Italia della bici elettrica. Questo è solo un inizio, come sempre con Faieto ormai dovete farci l'abitudine. Con Simona e Gabriele davvero l'avventura continua.